Oggi parliamo di guerre stellari. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Nella puntata di grammatica della scorsa settimana abbiamo parlato di gnocchi. Oggi parliamo di guerre stellari. E se sei un appassionato della saga di guerre stellari, se ti piace guerre stellari, conoscerai sicuramente il personaggio dello Jedi. Sì, lo Jedi. Perché non il Jedi? Visto che in italiano diciamo il Jolly, il Jingle. Non c'è dubbio che in italiano le persone dicano Jedi con la J e non Jedi. La J viene pronunciata come una G. E normalmente le parole che cominciano per la G usano l'articolo il gioco, il giorno, il geometra, mentre le parole che cominciano con una I e sono maschili singolari, come Yeti, usano l'articolo lo. Lo Yeti o lo Iettatore. Quindi il gioco, lo Yeti, lo Jedi. Sì, qualcosa non torna. È probabile che quando i traduttori, ovvero le persone che hanno tradotto il titolo di Guerre Stellari e i personaggi in italiano, beh, è probabile che abbiano fatto un po' di confusione. Perché da un punto di vista fonologico, da un punto di vista dei suoni, bisognerebbe dire il Jedi, come si dice il giorno e il gioco. Però ormai il titolo del film è entrato nella storia del cinema. Ma se cerchi su Google il Jedi e lo Jedi, trovi un numero simile di risultati. E ciò significa che, nonostante la pressione esercitata dal titolo del film, le persone utilizzano entrambe le forme, lo Jedi e anche il Jedi, perché probabilmente per loro è più naturale. Ok, anche per oggi abbiamo finito. Io ti ricordo che se vuoi supportare questo podcast puoi lasciare una valutazione positiva nella piattaforma o nella app che usi per ascoltarlo, puoi seguirmi su Facebook o puoi prenotare una lezione con me. Trovi il link in descrizione. Noi ci sentiamo domani. Ciao! Pam pam pa pam pam pa pam pam pa pam.